oggi, come 900 anni fa, c'è la stessa atmosfera mistica e sognante, una sorta di quiete contemplativa che rende l'animo sgombro dalle inquietudini del mondo esterno. Dentro queste mura, nella più antica certosa d'Italia, a Serra San Bruno, in Calabria, sembra che quasi nulla sia cambiato in 10 secoli di storia. I certosini vivono nella più stretta clausura, osservando la regola del silenzio, dello stare insieme nella solitudine, come il fondatore del loro ordine monastico, Bruno di Colonia, che tra le meravigliose montagne della catena delle serre visse gli ultimi anni della sua esistenza. Qui, dentro la certosa, i rumori della società moderna con le sue ansie esistenziali, i conflitti, i disorientamenti degli uomini giungono attutiti e non riescono a penetrare il silenzio che avvolge già appena si varca la soglia del vecchio monastero circondato da secolari abeti e immense distese di verde. Abbiamo bussato al portone della certosa in un luminoso mattino di domenica, giorno in cui l'austera solitudine dei monaci è appena temperata da piccoli atti di vita comunitaria che servono ad interrompere un isolamento altrimenti troppo lungo. I monaci, vestiti di bianco, quasi sempre col cappuccio alzato in testa, riportano alla mente visioni medievali. Hanno un ritmo di vita alquanto differente, ma è nella solitudine della loro cella che raggiungono l'ideale della propria vocazione. La cella è il luogo dove il certosino trascorre gran parte della sua giornata. È costruita in modo tale che da nessuna delle sue finestre possa essere vista la cella di un altro confratello. A fianco della porta d'entrata c'è uno sportello attraverso il quale il monaco eremita ogni giorno riceve i pasti. Questa è la prima volta che le telecamere di una televisione possono riprendere e raccontare anche i momenti più intensi di spiritualità e di preghiera, in un silenzio che richiama ricordi letterari. Un silenzio, scriveva Francesco Petrarca, che aveva un fratello certosino, che rapisce l'anima fino a farle dimenticare il tempo. La certosa di Serra San Bruno è uno dei luoghi di spiritualità forse più conosciuti nel mondo. Qui visse e morì San Bruno. Padre Paolo, qual è il valore della contemplazione, del silenzio, della vostra vita? Il valore non è misurabile, è solo sperimentabile, perché già San Bruno, scrivendo da qui al suo amico Rodolfo il Verde, diceva: quanta utilità e gioia divina portino la solitudine e il silenzio dell'eremo a coloro che li amano, lo sanno solo quelli che ne hanno fatto l'esperienza. Spesso per chi vive fuori forse non si capisce la vita di un certosino, di un monaco che vive in clausura, che non si apre al mondo. Ecco, il suo giudizio su questo. Non è vero che non c'è l'apertura al mondo, perché è un'apertura di un tipo diverso, meno percepibile, cioè non è data dall'agitarsi, dal muoversi, dal realizzare dalle cose, ma è profonda, perché va al cuore del mondo, Dio. È Dio che in ogni istante crea e ricrea il mondo, ogni uomo. Tutto sommato l'eternità è un eterno presente. Noi in questo momento riassumiamo il passato e il futuro. C'è una cosa, e il fatto nel silenzio, nella contemplazione, di vivere questa dimensione ci dà uno spazio veramente infinito. Non siamo chiusi, siamo aperti nel modo più bello. La giornata del certosino è scandita dal rintocco delle campane e degli orari. Il monaco si alza alle 10:30 di sera per recitare alcune preghiere per un po' di lettura biblica. Prima della mezzanotte si reca in chiesa dove, dopo alcuni minuti di profondo silenzio, ha inizio il canto del mattutino. La lunga veglia notturna, svolta in un ambiente di semioscurità e di grande raccoglimento, dura fino alle 3 del mattino, quando i certosini tornano nelle loro celle per dormire fino alle 6. Noi facciamo una vita di silenzio quasi totale, perché ci incontriamo per parlare solamente la domenica in un colloquio comune, un'oretta circa, e poi un passeggio settimanale fuori dalla clausura, a passeggio.
al di fuori di questi due momenti tra di noi non parliamo, ci vediamo così in chiesa ma non parliamo mai. Facciamo una vita da solitario, una vita eremetica e praticamente non ci conosciamo profondamente. Noi spesso, ispirandoci anche a San Bruno, che aveva avuto grandi amicizie, lo lasci attrapelare nelle sue poche lettere, anche amicizie profonde, noi le vorremmo ricreare, però praticamente tra di noi ci diciamo, ma com'è possibile? Com'è possibile? Perché noi ci incontriamo poche volte assieme e non abbiamo momenti per, al limite col direttore spirituale, cioè con quel confessore, ecco. Ma anche questi sono momenti, ecco, è un rapporto diverso tra direttore e figlio, diciamo, e figlio spirituale, ecco. Quindi praticamente, ecco, diventa un processo difficile, veramente difficile, ecco. Padre Elia, che cos'è per un certosino la bellezza? Che cos'è la felicità? Per me la felicità è essere, avere la coscienza tranquilla, essere in pace con Dio, avere un buon rapporto con Lui, non avere problemi. Perché si deve avere problemi? Perché non si vive nell'amore di qualcheduno, non si vive nell'intimità di qualcheduno. Tutti abbiamo bisogno di intimità. Fuori la cercano attraverso le creature. Spesso sbagliano o si inaridiscono. È fecondo, è felice l'amore fuori, sei innestato anche quello nell'amore di Dio, se ha delle referenze, ecco, se si rapporta a dei valori soprannaturali, quello lo rattiene, quello dura, quello è amore, quelli sono felici. Ecco, noi l'abbiamo radicalizzato questo amore, ecco, abbiamo escluso qualsiasi altro affetto per donarci esclusivamente al Signore. Io non sarei felice se non vivessi appieno questa vita. Spesso c'è chi ci chiede, ma se poi qualcheduno che tra di voi non vive la vostra vita, potrebbe vivere benissimo in cella, puoi fare la vita borghese. Vi dico no, non c'è pericolo, perché la nostra vita è talmente impegnata, talmente condizionata dal regolamento, che chi non vive appieno questa disciplina non riuscirebbe a restare, perché svuoterebbe di senso la sua giornata. E chi ci resta a fare allora? Se ne andrebbe, quindi non c'è niente da perdere. Per vivere in certosa bisogna vivere con convinzione appieno, e lui trova la serenità, trova la pace, trova la calma, trova la soddisfazione, anche la realizzazione di tutto quello che può desiderare, ecco. La felicità bisogna provarla per vivere. La domenica e nei giorni festivi la giornata del monaco certosino subisce qualche modifica. La messa conventuale è concelebrata con un rito alquanto diverso da quello romano. Conserva antichissimi gesti come l'inchinarsi invece di inginocchiarsi, le braccia alzate ad imitazione degli antichi oranti, l'antico modo di spargere l'incenso. Terminata la messa, i padri certosini ritornano nella solitudine della cella per continuare, almeno per mezz'ora, il colloquio di preghiera con Gesù. Sono espressione della forza di Cristo. Poi la comunità si porta direttamente nel refettorio per il pranzo comune. È l'unico giorno, quello festivo e domenicale, in cui i certosini mangiano insieme, ma anche durante questo momento di riunione conviviale nel refettorio, che si svolge col medesimo cerimoniale, oggi come tanti secoli fa, si ascoltano letture di testi di vita spirituale, di riflessione teologica, ma anche di carattere sociale, che vengono scelti e proposti a turno da un padre certosino. I monaci non mangiano carne. Per due terzi dell'anno, alla sera, si accontentano di una cena molto frugale e un giorno alla settimana, se la salute lo consente, fanno astinenza a pane e acqua. Ma il pasto principale, quello delle 11, è sano e abbondante, perché mai il corpo debilitato divenga un peso per l'anima. La domenica
è anche l'unico giorno della settimana in cui, dopo il pranzo, si vive un momento di ricreazione con i colloqui tra i padri, che generalmente si protraggono fino all'ora dei vespri. È un salutare atto di vita comunitaria, come dicono i certosini, di cui si sente il bisogno per temperare l'austera solitudine. L'occasione è opportuna per uno scambio di notizie e di idee e il priore fornisce informazioni ai fratelli sui problemi del mondo e sulle grandi cause dell'umanità, che è bene che i monaci non ignorino. Veniamo a sapere, diciamo, dei fatti più importanti della vita, ecco. Non abbiamo fretta, quindi non la riceviamo immediatamente, come voi la ricevete attraverso la radio, che noi non abbiamo mezzi di comunicazione sociale, né radio né televisione, neanche giornali, ecco. Arriva l'Osservatore Romano, arriva l'Avvenire, ecco, ma non circola in comunità, la legge il superiore, ecco, un limite può darlo all'uno o all'altro per deferenza, ecco, altrimenti no. Invece una ventina di riviste di cultura religiosa, ecco, passano in biblioteche e chiunque le può avvicinare. Quindi praticamente siamo abbastanza informati. C'è stato sempre così un'atmosfera di grande mistero, pensando e guardando alla Certosa. Si è detto che qui ci sono stati, durante gli anni passati, personaggi importanti della storia, si è parlato del fisico Majorana, ma ci sono personalità, uomini del mondo della cultura, della scienza, che sono stati qui nella Certosa di Serra San Bruno? E non mi risulta. In quanto ai nomi fatti, possiamo anche togliere il forse, non sono per niente veri. Però il fatto molto conosciuto dell'uomo di Hiroshima è dovuto alla presenza in Certosa di un americano che aveva combattuto in Corea, era passato da Hiroshima, ha visto le rovine parecchi anni dopo, comunque è sempre rimasto, cioè è colpito da questa esperienza. In seguito è entrato in Certosa in Svizzera, ha passato qui alcuni anni. Adesso non è più certosino, ma è ancora vivente e non è senz'altro quello che ha lanciato la bomba su Hiroshima. Pur cercando di proteggere la loro solitudine e la loro separazione dal mondo, i certosini non hanno potuto ignorare tutti coloro che desideravano da sempre conoscere la loro vita. Alzare barriere, chiudere le porte, allontanare migliaia di pellegrini che durante l'anno raggiungono l'eremo di San Bruno non poteva essere la soluzione. Così è nata l'idea di realizzare il Museo della Certosa, aperto solo pochi mesi fa. Avvenimento singolare perché rari sono i musei certosini nel mondo. L'iniziativa per noi è importante perché ci permette di mantenere all'interno della clausura una maggior solitudine, permettendo contemporaneamente di soddisfare le legittime esigenze dei visitatori che da tanti anni, spinti anche dalla devozione a San Bruno, che qui è vissuto 10 anni ed è morto, vogliono conoscere qualcosa della nostra vita. Quindi abbiamo presentato un po' la sintesi, e per esempio la ricostruzione della cella, tale e quale come quella dove viviamo noi, permettono a loro quindi di rivivere quasi per qualche ora nello stesso ambiente, nella stessa atmosfera della Certosa. La vita terrena dei certosini finisce nell'anonimato e nell'umiltà. Nel piccolo cimitero della Certosa ci sono 30 croci di legno senza nomi né date. Il certosino è seppellito nella terra e non ha cassa funebre. Quando muore viene posto su una tavola di legno e a questa viene legato e inchiodato l'abito bianco. È il giorno della nascita vera alla vita, del passaggio a quella eterna e perciò giorno di lieta speranza. Un giorno che i certosini non temono e forse per questo, ma anche per la morigeratezza e serenità della loro vita, sono longevi. Negli antichi registri dei morti non è raro trovare monaci che hanno superato i 100 anni. Durante il mio noviziato stavo morendo
stava morendo un confratello molto anziano, pieno di meriti, era stato priore di una certosa a lungo tempo, procuratore, aveva avuto incarichi di una grande bontà, di una grande bontà. Eravamo tutti raccolti attorno al letto, per l'estremunzione, come si diceva allora, adesso dice l'olio degli infermi. E era uso nel nostro ordine di chiedere all'ammalato di perdonare a chi eventualmente l'avesse offeso, l'avesse occasionato tristezza, eccetera. E viceversa, lui chiedeva perdono alla comunità. E il superiore chiese perdona ai confratelli che l'avessero offeso, che gli avessero voluto perdonare. Allora lui disse no, no. Siamo rimasti così, col fiato sospeso, ma come a quel momento lì, all'ultimo momento, un uomo così buono. Però subito continuò, no, no, non ho da perdonare a nessuno, dice. Nessuno, tutti mi hanno voluto bene, dice, non ho da perdonare a nessuno. Ci sono venute lacrime agli occhi. L'orologio del campanile, costruito artigianalmente in Francia, scandisce le ore nel silenzio della certosa. Alle 18, quando nel mondo la vita è ancora frenetica e in gran movimento, tre tocchi di campana invitano il certosino alla recita delle tre Ave Maria dell'ultimo Angelus del giorno. Si pensa che noi siamo utili perché preghiamo per gli altri, però non è quello che è fondamentale per noi. Noi siamo utili nella misura con cui siamo uniti al Signore. Ecco, noi abbiamo un dogma, una verità di fede in cui noi crediamo molto fortemente, che la chiamiamo grazia, che è una qualità d'ordine soprannaturale che ci fa partecipi della natura divina, cioè un'energia che comunica, che si comunica attraverso il corpo sociale, per cui nella misura con cui noi aderiamo al Signore, nella misura con cui noi siamo raccolti, nella misura con cui noi viviamo della sua presenza, noi trasmettiamo questa energia e facciamo pervenire allora questa grazia a chi è in tentazione e deve superarla, a chi soffre e non riesce a recepire o a sopportare la sua sofferenza, a chi è ammalato, a chi è, ecco, noi siamo, ci sentiamo responsabili di non comunicare la nostra grazia se non aderiamo al Signore. D'estate il sole è ancora alto, ma per il priore e i suoi confratelli comincia l'ora del riposo notturno. Non è facile lasciare la certosa. Non è facile conciliare il suo silenzio col rumore del mondo. Non è facile soprattutto far silenzio nel rumore del mondo. Il mondo esterno in questo momento è come sempre, perché è sempre un mondo dove c'è la lotta fra il bene e il male. È un mondo bello, bellissimo, perché è creato da Dio, ma purtroppo ferito dal peccato. Questo non deve scoraggiarci, non deve farci credere che siamo nel momento più brutto, no, senz'altro. Siamo come sempre, se noi guardiamo la nostra storia, tutta la storia, vediamo che ci sono stati momenti più difficili, momenti molto più duri di questo. Quindi direi che siamo in un momento di grazia.